5, 4, 3, 2, 1, 0. Una storia di informatica sottomarina che la racconta una persona che insegna alla Sapienza e che è fondatrice di una startup universitaria chiamata Science, che si occupa esattamente di questo tema, cioè informatica sottomarina. Chiara Petrioli. Di metri possiamo anche utilizzare tecnologie
raccolti piccole quantità di dati, le balene comunicano parte l'altra degli oceani, poi abbiamo il problema che tutti i cambiamenti che dicevo prima, cambiamenti sulla superficie del mare, cambiamenti sulla terra, fanno sì che si possa non avere una comunicazione affidabile. Allora si pensava non possibile riuscire a costruire delle reti wireless sottomarine comunque del livello di prestazione e affidabilità che serve per realizzare le applicazioni di monitoraggio e sfruttamento sostenibile degli ambienti marini. Si pensava perché, partendo da collaborazioni internazionali con top del mondo, le medie di Zoglio, un decennio fa, il mio gruppo di ricerca, la Sapienza prima, e poi una spin-off che abbiamo creato, che chiamano da più senso una ditta autonoma, ha sviluppato le tecnologie su cui abbiamo reti internazionali per costruire queste reti wireless. E oggi da qui dall'Italia stiamo portando queste tecnologie in tutto il mondo in una serie di contesti applicativi. Grazie a queste tecnologie ora siamo in grado di dispiegare reti sensori sottomarine che sono in grado di comunicare dati dalle profondità oceaniche, dagli ambienti costieri, in tempo reale, tramite un elemento sulla superficie che traduce quelle che sono i vari utenti di rete acustiche in comunicazione radio da lì a un centro remoto, e siamo in grado di controllare dal nostro piano di campo dall'altra parte del mondo queste reti, cambiando i parametri da monitorare, cambiando le logiche delle soglie dell'aria, cambiando deve essere misurato. Siamo nello stesso modo in grado di controllare dei robot che esplorano questi ambienti anche su superfici molto ampie e tramite la nostra capacità di controllo, tramite le reti sottomarine, siamo in grado di seguire sulle missioni che devono fare. Siamo in grado di raccogliere i dati, di vedere quello che loro vedono dall'altra parte del mondo, di controllare questi ambienti tramite i robot, di esplorarli, finalmente di comprenderli. Queste tecnologie sono applicate anche tramite la nostra spin-off in sei settori. Siamo in grado di monitorare e controllare l'operatività sicura delle piattaforme offshore e le infrastrutture critiche sottomarine. Stiamo lavorando con esperti cambiamenti climatici per cercare di fornire un set, un kit base che permetta di avere quei big data sugli oceani che possa permettere di modellare meglio i cambiamenti che stanno avvenendo in questi ambienti. Stiamo lavorando con l'acquacultura, il settore dell'acquacultura, per sviluppare sistemi che permettano di ottimizzare il processo di creazione dei nuovi impianti, di controllo della buona salute dei pesci che crescono in questi ambienti. È un'azienda che è sul mercato con queste tecnologie da più senso da un anno e mezzo, è cresciuta da 0 a 23 persone in un anno e mezzo, siamo presenti in 3 paesi. Italia, Norvegia e Inghilterra, con 23 persone in fortissima crescita, con vari milioni di euro di fatturato e attività che ci portano a lavorare sia in ambiente in profondità oceaniche, sia appunto nel settore dell'acquacultura e del salmone, sia con sistemi che permettono di monitorare, supportare la scoperta, la sorveglianza e la valorizzazione dei beni archeologici sommersi. Abbiamo una prima installazione di un parco tecnologico nel Parco Marino di Bari e stiamo lavorando con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per la capacità di riuscire a valorizzare in maniera diversa quei 1000 siti archeologici che sono presenti attorno alle coste dell'Italia. Il monitoraggio ambientale è un altro settore di interesse su cui stiamo lavorando e speriamo di poter fornire dei dati quantitativi che ci permettano di comprendere di comprendere meglio i problemi e affrontarli nelle prossime. Citando questo, vorrei chiudere dicendo che dopo quel momento magico che ho aperto i miei occhi sotto il mare non è più stato possibile pensare e vivere nello stesso modo. L'Internet of Things, l'Internet delle cose sottomarine, è una rivoluzione che è appena cominciata ma sta cambiando